Il noto cavaliere dice addio al parterre di uomini e donne? Sembrerebbe abbia trovato l'amore. Di chi si tratta? Sebbene manchino ancora diversi mesi all'inizio della nuova stagione televisiva e alla nuova edizione del programma dei sentimenti, il pubblico continua a chiedersi chi sarà confermato tra i cavalieri e le dame di uomini e donne. Tra coloro che potrebbero lasciare il noto parterre over, c'è uno dei cavalieri più noti. Dopo la pausa estiva, Uomini e Donne tornerà in onda a settembre. Per il momento non si sa ancora nulla su chi potrebbero essere i protagonisti della nuova stagione, dato che la redazione probabilmente è al lavoro per cercare di trovare i migliori protagonisti. Tra loro, però, sicuramente ci saranno delle conferme, sia per quanto riguarda il parterre maschile che quello femminile. A quanto pare, però, uno dei cavalieri storici del programma potrebbe non prendere parte alle nuove registrazioni. Stiamo parlando di Armando Incarnato, che sarebbe stato avvistato con una ragazza. La segnalazione è arrivata direttamente da Deianira Marzano, la quale ha comunicato la cosa sui social, informando così gli utenti del web. Uomini e donne, Armando Incarnato con una ragazza, l'indiscrezione. Armando Incarnato quest'anno è stato poco presente all'interno dello studio di Uomini e Donne. A dir la verità, il discusso cavaliere napoletano ha partecipato solo a pochissime registrazioni, e la sua assenza è pesata al pubblico televisivo, che si è chiesto costantemente che cosa fosse successo e quale fosse il motivo del suo allontanamento dal programma. In merito a quanto rivelato nei mesi scorsi, Armando avrebbe avuto dei problemi personali che lo hanno portato a stare lontano dagli studi televisivi di Canale 5. Tuttavia, ora che la trasmissione è terminata, il cavaliere è stato visto con una ragazza dai capelli lunghi neri a Fuscaldo Marina, una località in provincia di Cosenza, come è stato tempestivamente segnalato. A riportare la notizia è stata Deianira Marzano, la quale ha pubblicato un post con degli screenshot di due utenti che hanno segnalato la presenza di Armando all'interno di un locale con la ragazza, la quale però a quanto pare non è nota al grande pubblico. Per il momento però non sappiamo dettagli in merito, e se si tratta davvero di una sua frequentazione. Non resta che attendere e capire come si evolveranno le cose.